La vicenda processuale stava andando nella direzione giusta e i periti ce l'hanno confermato che noi da più di 7 anni andiamo avanti su quella linea che scusate un attimo, scusate, Emozionato. sì, molto. Non sono abituata a stare davanti alle telecamere, poi è lo stress anche del carcere, di quello che c'è fuori. Sono appena tornata che ho visto la mia mamma che non sta tanto bene, quindi un po' anche di quello. E lo lascio fare a lui, sono in buone mani, confido in lui. Più che nella giustizia, ancora fiducia in questo Stato. Non le è mai venuto Dobbiamo mente sempre di credere. scappare, non di scappare in No, quanto io fuggiasse, non di scappo scappare perché da chi la so che ho sempre si avuto ragione, accanita quindi contro di io lei. non ho bisogno di scappare, ci ho sempre messo la faccia, sia io e la mia famiglia, quindi ritengo che quando uno sa di aver ragione non deve scappare. Mi dispiace solo che in uno stato democratico dove la salute e il lavoro sono diritti fondamentali che devono essere garantiti a tutti e tutelati, capita però un giorno qualcuno si sveglia e ti toglie la tua libertà per un non motivo che ancora faccio fatica a Questa comprendere. vicenda. Determinato, quando sa di aver ragione, va avanti, sbatte la testa, si rialza, cade, se le fanno male, ma si rialza e va avanti finché non ottiene quello in cui crede di aver ragione. La reintegrazione è possibile, secondo lei oggi? Me lo auguro, come ho già detto, già mi piacerebbe che il Collegio Pasl, in questi anni che non mi ha mai difeso, almeno 2 parole di scuse e 2 parole in mia difesa le prendesse a questo punto, perché ci sono 4 capi, 4 soluzioni di formula piena che mi danno ragione, che non sono quel mostro. Almeno mi piacerebbe che loro mi dicessero: non ti abbiamo protetta e difesa come infermiera appartenente alla categoria. Lasciamo stare con gli scatti fotografici, che è giusto che io abbia pagato. Con licenziamento, per carità, forse anche una misura eccessiva, però loro comunque mi potevano tutelare un po' di più invece di ritrovarmi in tribunale come parte civile contro di me. Quella è una cosa che mi ha molto ferito, perché mi aspettavo invece un atteggiamento più difensivo, o perlomeno aspettare almeno che la giustizia mi dicesse se ero colpevole o no.